Sono le 11:09, io sto per andare a suonare in un locale di Ibiza che ha 25 anni di storia. Signori e signore, mettetevi comodi perché state per assistere alla grande storia della crescita di DJ Lele, l'unico DJ al mondo che suona nei grandi locali, ma che non sa neanche come si accende una console da DJ. Ibiza, non so se lo sapete, è un po' la casa della musica. Tutti i grandissimi DJ sono partiti e sono ancora qui. David Guetta, Calvin Harris. Questa cosa l'avevo già sentita dire, ma quando arrivi a Ibiza e vedi tutti i cartelloni pubblicitari con le facce dei vari DJ invece che altre pubblicità, dici cavolo, allora una cosa incredibile. Ma in questo momento voi che siete a casa e guardate vi chiederete: ma come hai fatto, Gabriele, a convincere qualcuno a farti suonare nel suo locale a Ibiza? La mia carriera da DJ inizia al number one di Brescia quest'inverno. Infatti ho suonato lì con un DJ set preparato da Miles. Sì, va bene, ma ad Ibiza come ci sono arrivato? Devo fare un passo indietro e raccontarvi quello che abbiamo fatto in questi giorni per arrivare a questo punto. Vola adesso in direzione Tantra. Non abbiamo ancora la musica, non abbiamo niente. Uno costruisce, no? Uno costruisce. Adesso siamo a Playa d'Embossa, che è un po' il centro della movida di Ibiza, perché c'è una strada lunghissima piena di locali aperti 24 ore su 24 tutta l'estate, ogni giorno, lunedì, martedì. E qui in questo quartiere, diciamo, ci sono anche i locali più famosi del mondo, quindi l'Ushuaia e l'AI. E così, quando sono le 15, arrivo al Tantra, perché ad un DJ che vuole suonare ad Ibiza ma non sa suonare, che cosa serve? Esatto, un locale. Ciao, ciao Matteo. Questo signore che sto salutando è Oreste Carpi, qui soprannominato il re dell'isola, con il quale mi sono messo in contatto qualche giorno prima. Tu da quanti anni è che sei ad Ibiza? Diciamo la verità, dall'86, dai. Ma sei venuto in vacanza? In vacanza. Poi 2 o 3 anni per capire un po' com'è che si faceva a rimanerci. E poi 89 ho provato a fare la prima stagione. Sono tornato, ho deciso che rimanevo qua, che non mi sarei mai più mosso. Ma perché vi sto parlando del re dell'isola? Aspettate un secondo, aspettate, io adesso vi spiego. Non c'era ancora la tendenza della musica, DJ, non c'era tutto quel racconto. No, c'era solo la voglia di fare tardi, molto tardi. In discoteca si andava alle 3 di notte, poi si usciva alle 8, 9, 10 di mattina. Dalle 8 partiva poi sempre l'after, allo Space, qua di fianco a noi. E tutte le mattine alle 8 tu andavi, c'era fila di gente alla porta che aspettava di entrare. Qualcuno neanche usciva la notte, qualcuno andava a dormire, si svegliava alle 6 e mezza, 7, si faceva la doccia, caffè e via, e partiva in discoteca. Com'è il Ibiza di adesso? Il poter ballare 24 ore al giorno, qualcuno la reggeva, ma la maggior parte non ce la facevano, certo. Quindi qualcuno non potevi fare una vita così. Allora le forze dell'ordine, un po' tutto il politico, hanno dovuto intervenire per ridurre. Certo. Gli after hour sono spariti, non ci sono più. Non ci sono più gli after. Testa in villa, nascosto, ma di ufficiale non c'è niente. Oreste è molto importante nel mondo della vita notturna, perché qui ad Ibiza ha inventato per primo la prevendita. Io ho iniziato con le prevendite. Le prevendite cosa sono? Era il prezzo della porta, che era un prezzo irrisorio, perché si pagava 1000-2000 pesetas, se erano loro. Addirittura se tu andavi a bere in un bar, un cliente buono che aveva fatto 2 o 3 consumazioni riceveva dal proprietario un bigliettino con la scritta: per favore, questo è un cliente buono, lascialo passare. Tipo una raccomandazione. E da lì ci siamo attaccati a vendere questi ingressi. E quindi la discoteca ci ha dato a noi un biglietto che costava meno dell'ingresso, che noi abbiamo potuto commercializzare. Che è la prevendita di oggi. Ma Oreste è anche la persona che farà suonare un grande DJ in uno dei suoi locali, DJ Lele. Uno dei tuoi locali? Sì, è il Tantra. Il Tantra, giusto? Dove siamo adesso? Sì, sì, sì. Tantra. Il Tantra che è stato fatto nuovo, tutto riformato. Me lo fai vedere? Certo, vai, te lo faccio vedere. Fammelo vedere. È fatta così. Mi ambiento un po' nel locale dove tra qualche ora mi esibirò. Mi hanno detto che suona uno forte stasera. Come si chiama? Lele, mi pare. È l'altra parte, che è la prima, la parte dove si entra, l'entrata del locale. Okay. Quindi qua stiamo fino alle 11 di sera e poi dopo si passa dentro, che c'è il club. E questa è... è il famoso Tantra, che chi lo ha conosciuto negli ultimi 20 anni entra dentro, rimane a bocca aperta, perché è irriconoscibile questa console spettacolare. C'è un privé qui, c'è una console chiaramente che è quello più ricercato, c'è un altro privé qua all'ingresso, poi abbiamo il bar tutto. E qui tipo che DJ hanno suonato nel corso della storia? Ha suonato Bob Sinclair, ha suonato Joseph Capriati, Luciano, tanti DJ, insomma, famosi, colleghi. Ricapitoliamo, abbiamo detto che il locale c'è, adesso manca soltanto la musica, le grafiche, insomma,
manca tutto. Questi sono i LED, praticamente, noi li chiamiamo billboard con le immagini. Okay. Qui tu vedi tutte le serate che ci sono nelle varie discoteche. Oreste mi spiega che tutti i DJ sognano un posto su questi billboard. Quando inizi a vedere il nome di un DJ su questi schermi, il DJ poi va in Italia, per dire in Francia, in Spagna, dovunque sia, si presenta come uno che ha suonato, anche per dire al Tantra di Ibiza. Se sei arrivato a suonare lì vuol dire che vale, perché non è che pubblichiamo chiunque. Quindi diciamo che se arrivi su quei cartelloni lì, su questi billboard, hai già fatto un bel passo in avanti. Vabbè, figurati se adesso Oreste mette la faccia di DJ Lele lì, non lo farebbe mai. Lo riusciamo a mettere la mia faccia là? Certo, perché no? Sì? Sempre con Davide. E se Davide non ascolta, lo sgridiamo. Davide mi dice no, non si può fare. Ma rimane ancora una grossa incognita. Davide! Devi spiegare musicalmente quello che fai. Ma non abbiamo detto che cosa fai tu per il Tantra. Io mi occupo tutta la parte artistica. La programmazione sta fatta tutta ad hoc. Adesso sta cosa qua nel mezzo mi preoccupa un po'. E Davide è un po' ansioso, perché ad Ibiza c'è uno stile da rispettare. Mi spiega che qui, nelle discoteche, la musica che va per la maggiore è la tech house. E non la trap e il reggaeton, come invece nelle discoteche italiane da un po' di anni. Vabbè, ma mica mettiamo, non lo so, bello figo, ma cioè siamo in Ibiza, una cosa seria. Siamo, non mettiamo bello figo, no. A che ora suono? 2.40 on stage. E fino alle 2.40. Pericolosissima. Una cosa pericolosissima. No, perché sì, cioè l'ansia di Davide. Lui ha paura di perdere il lavoro. Sarà uno sport estremo. Fare 15 minuti all'interno della serata nostra. Crescerà sempre di più. Ci vediamo dopo. Va bene. Ma non essere preoccupato, eh. Chissà perché si fida così poco del grande DJ Lele, chissà, non capisco. Sì, vabbè, ma in tutto ciò il tempo passa e il piano non può fermarsi. Anzi, dobbiamo passare al secondo step, la musica. Dato che non so suonare davvero, se non premendo play, devo trovare qualcuno che mi faccia appunto un DJ set. E se l'altra volta la musica l'ho rubata a Miles, questa volta per Ibiza, qualche ora prima, avevo scritto ad un altro grande DJ italiano che apprezzo tantissimo, che non mi ha risposto con delle parolacce, quindi lì già è un successo, eh. Gli ho chiesto prima di tenersi libero, vediamo se mi risponde. Eccolo! Questo è DMaro, il maestro italiano dell'EDM, famoso per i suoi remix che suona nei migliori club e festival italiani, tra cui il famoso Nameless. Io sai che me ne intendo un sacco di musica, perché lo sai. No, è la tua performance. Esatto. E così inizio a lavorarmi l'ancora ignaro EDMaro. Io ti devo fare una richiesta, no? Un po' strana, dirai. Io stasera avrei, diciamo, una... Che? Non lo so manco io. Sono riuscito ad ottenere un posto in scaletta per suonare in un locale qua di Ibiza. E il problema è che io non so suonare. Tu non è che c'hai qualcosa di tech house pronto? Cioè, vuoi che ti mando della musica da suonare? Sì, te la rubo e la suono io. E così, proprio senza pudore, faccio la mia richiesta. Allora, tu compri una chiavetta. Sì. E poi allora sì, il resto ci penso io, perfetto. Ma lo fai? Sì. E senza neanche dover usare il jolly di mettermi a piangere, dice di sì. Gratis? Sì. Scrocco la cosa. Ma giusto per essere sicuro, io chiedo. Oh, poi ne parliamo. Vale. Devo un po' sapere com'è il locale, in che stile penso sia sulla tech house. E giusto per essere ancora più sicuro, mi mandi una roba che schiaccio play e va da solo. Allora, sì, visto che non sai suonare, anche se suonare è molto facile. È facile? Però, visto che devi ancora imparare, io ti mando mixato. Tu schiacci un tasto che è quello verde rotondo, play e basta. Però un G-set proprio che sembra che stai mixando tu, che stai facendo dei loop, delle skill incredibili. Quindi tu dovresti mimare un po' di toccare la console. Sembrerai tipo il James Hype di turno. Ah, James Hype, cioè James sì. Così, dopo gli ultimi dettagli, mandami un vocal, qualcosa, te che dici tipo Lele, DJ Lele. E gli ultimi consigli, come quello di non parlare al microfono. Senti, che cosa si dice secondo te a livello internazionale? In Italia direi sulle mani, no? Come cazzo fa? Quelle cose che diciamo noi DJ. Invece? Ma allora, in realtà io sono DJ che non parla al microfono. Sì, preferisco concentrare più la musica. Ad Ibiza si fa sera. È un po' come Batman, ma con molti meno muscoli. A 3 ore di distanza dal mio DJ set sono pronto per andare al terzo step, i billboard. Uno si deve preparare bene. Deve piacere sia al pubblico maschile che al pubblico femminile, ci siamo capiti. Adesso che sapete tutto è ora di andare. Con gli occhiali però, perché sono fondamentali per il DJ. Puoi mettere pure musica di merda, però con gli occhiali è tutta un'altra cosa. Adesso un po' di ansietta di svuotare il locale mi è venuta. Stavo per realizzare quello che è il sogno per tanti DJ nel mondo.
Guarda, guarda. Chi sarà mai questo famoso DJ? Guarda, adesso non sono io. Adesso sono io. Tra l'altro, grafiche che avevamo preparato un sacco di tempo prima. Sono le 9:30, tardissimo, siamo in ritardo già senza aver iniziato. Abbiamo preparato le grafiche per i LED. Guarda che figata. Ragazzi, funzionano i LED, eh? Cioè, io prenoterei subito 6-7 tavoli per questo incredibile locale. Adesso bisogna aspettare fino alle 2:40. Cos'è mezzanotte? Mezzanotte 05. Dai, mezzanotte 05, prima o poi arriveranno le 2:40. Manca poco al mio esordio internazionale e l'ansia si fa sentire. Si rimorchia facendo il DJ qua di pizza. È una falsa diceria. Dopo che finisco non arrivano le ragazze addosso a me. Dopo una sistematina al mio outfit. Ti fa sempre con un passo di cantori così lo faccio alto. Il braccio alto? Cado, vado avanti. Cado, Le ultime dritte dal direttore artistico. Sì, io così con il petto aperto. Quindi ti metti tu vicino a me? Certo. Devi salire in piedi come fa lui, far casino, fare spettacolo e basta. Posso? Assolutamente. Che ore sono, Matteo? Le 2:30. Non ti vedi sempre un cretino con gli occhiali? No, stai bene. Sembra un DJ vero? Sì. Ci siamo. Mi avvicino con coraggio alla console. Divisa adesso un pochino! Con delle domande alle quali forse avrei dovuto avere prima delle risposte, no? E così il DJ prima di me mi lascia il piano di lavoro. Io voglio stoppare la canzone e poi tu vai. Vai. Ok, da qui non si torna più indietro. Oddio, è tornato l'elettro! Ciao Gabri, scusami se ti rispondo solo ora, ma ti dico la verità, non è andata bene. Perché se da una parte è giusto buttarsi, dall'altra forse è giusto conoscere anche i propri limiti. Perché quando ti schianti ti fai male, molto male. Non è andata bene perché è andata meglio. È andata meglio di quello che mi aspettassi. Hai spaccato tutto, hai spaccato. Faccio finta bene, assolutamente. Perché tra balletti molto discutibili non vedo un cazzo con questi occhiali, non vedo niente, difficoltà nell'indossare l'occhiale da DJ, io a volte premo questo filtro, faccio solo questo qua. E le mie grandi doti al mixer. La mia fama ormai era apprezzata anche dal pubblico femminile. Aspetta, c'è anche la ciliegina sulla torta, eh! Vabbè, ma mica mettiamo, non lo so, bello figo, ma cioè siamo in pizza, una cosa seria. Vabbè, ma mica mettiamo, non lo so, bello figo, ma... Vabbè, mica mettiamo, non lo so, bello figo. E così, con bello figo ad Ibiza in sottofondo, si chiude il mio sogno da DJ. Complimenti, hai rotto il locale. Do you like my DJ set? Yeah, it's all nice, it's all nice. Mi sembrava di sentire David Guetta. Ma meglio, Martin Garrix, che... Come sono andati? Sei andato benissimo. Basta!
meglio, DJ Lele tornerà. Anche perché Eddie e Maro quel pomeriggio mi ha fatto una grande promessa. Fare una roba insieme, special, sarebbe assurdo. Beh, non lo dire perché mi ritrovi sotto casa con la console comprata. Non lo dire. No, ma va benissimo. Magari Nameless dell'anno prossimo ci pensiamo. Come va Ibiza e poi ci pensiamo. Quindi commentate qui sotto se volete vedere un nuovo episodio di DJ Lele. Chissà, forse al Nameless. Ma prima devo ringraziarvi per aver seguito tutta l'estate questa serie. E preparatevi a nuovi video, la nuova stagione di Giorno di Prova e tanti altri format che presto scoprirete.